Achille Costacurta è tornato sui social con dei nuovi video pubblicati sul suo account TikTok. Un mese fa, il figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta è finito al centro di una polemica dopo la pubblicazione di alcune foto sul suo profilo Instagram in cui insultava la madre e mostrava quella che sembrava della droga accompagnata dalla scritta: "Quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi", facendo riferimento proprio alla polvere rosa immortalata nello scatto. In un'altra foto si vedeva una mazzetta di soldi con un tag al profilo della madre e la scritta: "Vai, come si traffica", e ancora un commento in un post dell'ex Miss Italia: "Hai 50 anni, cazzo asterisco asterisco. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma. Chiocciola Marti Colombari no vabbè che ridere era la grotta dove ci siamo pippati un 2/3 di grammo di chetamina, che risate e", aveva scritto in una foto dove la madre posava in barca. E poi, "mangerò ceviche a Miami come Al Pacino", e, "pure in America ai controlli me lo sucan asterisco", affiancata dal tag chiocciola Marti Colombari e nella foto una polvere rosa che poteva essere MDMA, ecstasy, in forma cristallina o polverizzata. Achille Costacurta, critiche sotto ai video in Colombia. Il figlio che tutti vorrebbero, questo ragazzo non si smentisce mai, ha bisogno di aiuto, Martina ha gli occhi tristi, nessuna mamma dovrebbe avere queste preoccupazioni, il vuoto più assoluto, poverina Martina, com'è triste questo ragazzo, per me ha gli occhi tristi Achille, il nulla cosmico, lei è molto triste, incommentabile, Houston abbiamo un problema, anche più di uno, ma ci fa o ci è? Alcuni dei commenti in alcuni video pubblicati in compagnia dei genitori. Il figlio di Billy e Martina Colombari sta attraversando un periodo complicato con problemi che si sono riversati anche sull'immagine dei genitori. Circostanze che hanno portato questi ultimi a prendere una decisione drastica, mandarlo fuori dall'Italia. Una decisione drastica commentata così dall'influencer Alessandro Rosica. Quando Achille fa solo danni in Italia e quindi Martina Colombari pensa di mandarlo direttamente in Brasile e Colombia per qualche mese. Credo sia la sua fine. Certo che potevano gestirla meglio la situazione, è fuori controllo. Ora sull'account TikTok di Achille Costacurta sono apparsi numerosi video registrati in Brasile e in Colombia. Tra i commenti del filmato di una serata in discoteca a Medellin si legge: "Hanno ragione i suoi genitori, finalmente tra Brasile e Colombia troverà la pista giusta", con un chiaro riferimento alla cocaina. "Io credo che la Colombia sia il posto ideale XT, io direi a Dine serata approfitta e dai una mano a pulire, ma i genitori sono peggio di lui", si legge ancora. Poi ancora un video con la polizia. "Stai attento che in Colombia non si scherza con la polizia, ci ho vissuto 7 anni tra Medellin e Cartagena, i tuoi ti hanno mandato nel posto giusto, in Colombia non può fare né l'1% di quello che fai in Italia. Rischia di tornare in posizione orizzontale, posto più azzeccato non potevi trovare, lacrime di gioia sai quante piste puoi fare lì", scrive ancora qualcuno facendo sempre riferimento alla droga.